La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Non Ma è mai possibile che questa città non ti facciano in mente rientare appunto. È bellissima Allora, disamina pezzo mio poetico, non so se lo è o polemico. Allora, la trama. Poi vi leggerò i commenti delle persone che assistendo a questo teaser, in realtà non è un vero e proprio trailer, sarà presentato il 2 a Venezia, ci sarò, sarò solo 3-4 giorni, le mie finanze permettono questo, dunque la credito stampa per la prossima mostra internazionale d'arte cinematografica stata la mano di Dio, da regista e sceneggiatore premi Oscar, eh, con tanto di R, eh, diciamo, inquadrata ecco, nel cerchio, nel ton di Paolo Sorrentino, il divo, La grande bellezza dei Young Pop, la storia di un ragazzo, mh, qui la virgola non c'è, Netflix Italia non l'ha inserita nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta e tumultuosa anche adesso il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita intanto passa l'aereo io mi trovo a Bologna e da quando ci sono le riaperture ecco l'aeroporto Marconi ecco ha ripreso vita proprio, ecco. fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Non abito vicino all'aeroporto, ma in linea d'aereo, d'aria. Da, ecco. Uno è l'arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio, l'idolo del calcio, Maradona. Maradona, è meglio che suscita in Fabietto e nell'intera città un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L'altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso, dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l'inebriante libertà di essere vivi. Che bella Sinossi, lirica proprio. Nel suo film più commovente e personale, cioè. Naturalmente l'hanno già visionato e devono pubblicizzarlo, ma siamo sicuri sia il più personale. Vabbè. Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia. È sempre meglio mh, tra fra. Tra fra eh, è meglio utilizzare fra se poi c'è la T. Quindi fra qui hanno scritto tra tragedia, se no si, si crea questo effetto, ecco eh, fra tragedia e commedia amore e desiderio, assurdità e bellezza mentre Fabietto trova l'unica via d'uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione, quindi eh, dalla fine diciamo tombale, ecco Ora, detto questo io scrivo Grande Paolo, Joker Mario il Mago di Oz, 16 ore fa e qui l'entusiasmo proprio erutta, no? in maniera vulcanica della gente che per un minuto e mezzo di trailer, Topesio 66. Mi commuove già solo il trailer e la musica. Mi commuovono già solo il trailer e la musica. Al cinema porto un rotolo di Scottex con la S minuscola. Sento sensazioni di forti emozioni e capolavoro in arrivo, non so voi. Finalmente un contenuto di alta qualità che non vedo l'ora di vedere. Comunque lo stile di Sorrentino è inconfondibile. Eh, davvero unico nel suo genere. Andrò sicuramente a vederlo anche solo per dare un po' di respiro all'intera filiera del cinema. Visualizza due risposte. Unico, non direi, visto che si ispira a Fellini. Questo ce l'ha con lui. Eh, e gli rispondo: Questo Gianluca Sanna, vero, ma penso che ispirarsi non significhi che. No... Sa che significhi eh, Totò I Re di Roma, ecco Totò Alberto Sordi, che non possa avere comunque uno stile tutto suo, con le giuste differenziazioni, è un po' come Tarantino che prende a piene mani un po' dappertutto e poi realizza dei film con una propria identità ben definita, identità, con una propria identità ben definita, identità. Questo commento ce lo salviamo subito, Stamp e... Uh, su paint cre creiamo screenshot vittorio gaeta e di gaeto ho sempre sperato che l'occhio di sorrentino potesse rendere giustizia mettiamogli un mi piace alla bellezza di Napoli come fece con Roma credo proprio ci sia riuscito in un minuto e mezzo lui ha capito tutto sorrentino e servillo vi amo grazie anche a netflix servillo non è il protagonista comunque già sembra stupendo cuoricino poche volte ho aperto così velocemente un teaser trailer pochissime volte ne ho visto uno o tre volte di fila sembra già bellissimo Scusate il linguaggio, ma sembra una figata. Lo guarderò senz'altro. Sorrentino più servillo uguale eccellenza. Invece, energia uguale massa per accelerazione di gravità elevato al quadrato alla terza? Lea la terza media? La realtà è scadente. Il cinema di Sorrentino è di alto lignaggio. Perché ecco, si, si riferisce ecco, alla frase pronunciata all'apertura di teaser trailer. Sto piangendo dalla gioia. Un altro mi piace. Schiaffato qua, sembra che Sorrentino abbia azzeccato il film. Grazie, maestro. Orgoglio del cinema italiano. L'unico per il quale vada la pena andare in un cinema. Poesia per immagini, grazie a Dio e al Cinema. 042, eh, ecco Napoli. Vista dal mare, da quella prospettiva si nota il suo impianto urbanistico di vera metropoli e di appalti edilizi. Eh, Napoli è mille colori, eh, fa riferimento citazionistico, diciamo, una canzone famosissima di Pino Daniele, Finally, da questo si distingue, diciamo, dal linguaggio vernacolare, bello, emozionante, puro 100% sorrentino. Posso piangere, non ci resta che piangere, troisi, no. And yesterday. Allora. Ora si critica Napoli. Uh, ma tutto il mondo è paese e bel paese si sì, vige una certa indomabile inarrendevole invincibile insuperabile o insuperata melodrammaticità diciamo però Bologna ad esempio sono nato il 13 settembre 1979 ecco, se allora X allo scattare della mia maggiorità ecco, non mi fossi dato una mossa Ecco, vieni coperto degli appellativi insultato con i peggiori epiteti, diciamo, eh, ingiuriosi, fintamente scherzosi, goliardici, perché devi andare a consegnare le pizze per avere la dignità sociale, la maschera. Forse quella di Pirandello, uno nessuno 100.000 o quella di Arlecchino, altrimenti diventi come Champagne, gran Eh, Ti faccio capire come si fa il mondo, capito? Ti devi prostituire, genuflettere, prostrare e adempiere e tuoi obblighi o temperare a quelli che sono i parametri fascisti. A me piace, Paolo, mi piace la sua napoletanità, sebbene debba ammettere che a me i partenopei non piacciono particolarmente. Piacciano o piacciono in questo caso? Ci vuole positivo, eh? O di fatti il formico limbilismo, no? Di campanilismo melodrammatico, di nazionalismi esasperati, di gente italiana tutta che paradossalmente, non sapendo uscire dai propri mentali confini, nella più triste esterofilia modaiola, si trince la trincea confinata come me nella propria mentalità, ritriva, retorica, campagnola e meschina, sbandierando ai venti la great beauty, soltanto ad una fin artefatta grande retorica del cinema, se le strisce più inutile. Christopher Nolan, nuovo sale Kobek, eh? si capisce, no? Eh? Sono stanco dei miti imposti e dei cosiddetti mostri sacri intoccabili. Beh, questo film c'è De Niro, ma non può essere un brutto film. C'è Pacino, può essere un brutto film. C'è Champagne, beh, difficile che Champagne sia uh, un cattivatore. Però mi piaceva da matti Maradona. Qui passano gli aerei, e, diciamo, uh, in linea d'aria, non, non mi trovo molto distante dell'aeroporto Marconi eh, come calciatore ma lo dia a a proposito Noland, Prestige, Nicola Tesla Tesla, Tesla, ce l'ha la Tesla Patit, comunista, cabologne allora, ma lo dia a morte quando a Napoli il vecchio Stato di San Paolo oggi ribattezzato col suo nome in onore della sua morte e del suo immortale mito calcistico da indimenticabile campione su uscita vuoto di Walter Zenga nella semifinale di Coppa del Mondo d'Italia il suo amico, credo anche di Coca, forse quella di Vasco Rossi Forse no, io no, io no, io no, ti dimenticherò, eh no, eh. eh liberi, liberi siamo noi, ma voi liberi, da che cos'è? Chi sa cos'è? Chi sa dov'è? Eh. Gli spari sopra, sono per voi! Claudio Canigia per i gioi conti dopo il gol storico, di Totò. No, non il napoletano principe della risata per Andano ovvero Andorio De Curtis. Qui c'è anche Luisa Ranieri, quella di andava Andò fa caldo, vota, andò, vota, andò, vota Antonio, la trip, sì, bensì schilacci, erano altri tempi ragazzi, quando Sabrina Salerno, era di Salerno, no, cantava Boys, 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 e assieme a quella lì che poi, oltre alle gambe c'era di più, e da allora partirono tutti i movimenti, e i movimenti chi? femministi che poi... Quanto si potevano mangiare anche le fragole? E poi ci rifugiamo sempre nel passato. Elegie malinconiche, nostalgiche. Ah, ah, sì, sì, sì. Piangersi addosso. Ah, Selli, Vasco Rossi. Qua siamo tutti un po'. Bo... Io sono pazzi, io sono pazzi! Non mi riscassato, tu Ecco. Ecco. Uh, Berman, Berman. Ecco. Quando ben prima della vittoria di Roberto Mangini, ai recentissimi europei, Mangini stesso con un colpo Mangino, no, col suo inseparabile amico Gianluca Vialli, eh, via, il quale era all'epoca la banda segreta di Alba Pariella, Alba Parietti, Galabol! Appena invece separatasi da Franco Pini, mi sto mentendo, sono, sono pinocchiesco, ho il naso lungo come Franco. Franco Franchi. No? Forse sì, forse no, mi ricordo quel periodo. Esultava per i tonfi, trionfi della Sampdoria, ma pianse dinanzi alla bomba di Ronald Rega. Eh, Marcone, Testo, Enrico Fermi. Totò, fermo con le mani. No, di Ronald Coman. Mi piace Sorrentino, malgrado non abbia mai finito di vedere interamente il divo. Oggi forse sono l'uomo in più, oppure... Bacelita, la litra delle folle! Fui, credetemi, vi giuro, non sto mentendovi, una grande alla destra, come Pasolini. Sì, sì. Ma mi spacca la testa, non la, te non la testa, e perso ogni brocca e palla per molto tempo. Ma che Broc, che tristo, così come dicono la Bologna. Mi faceva un baffo Margheritoni di mezzo destro, mezzo sinistro, e poi andai anche da uno psicologo, Bergozoni, Sì, ma non è. Ma siamo sicuri che lei, l'allenatore del pallone, sia. Sì, perché mi sembra ecco, procuratore di calciatore. Non è che lei. Diciamo, dalla vita non è che abbia avuto molto culo, però. Ecco che Bidone, eh, poi in Italia sai qualche problematico, quello soffre di problemi psicologici. E secondo me però non avrebbe bisogno di uno psichiatra, uno psicologo, dovrebbe andare dal veterinario. <ride> ah, ma io sono come best, sono una bestia appunto, sono indomabile, ve l'ho detto. Eh. Eh. Io sono un cavallo matto, a briglia sciolta, sì, sì, sì. sì. L'ex calciatore incorreggibile. Sì, comunque quando si fa la sciolta eh, sul bagno bisogna stare attenti al, eh, a non scorrere, eh, cioè perché poi altre sì bareggiabile testardo più d'un mulo sì sì ho sempre vissuto al motto dio ho tutto niente. ho vissuto anche al molo lo sa sì a proposito di maraton Diego Armando gioco anche nel Barcellona con un L si può scrivere anche con due se vogliamo italianizzare visto che voi amate americanizzare tutto Barcellona con duelle di tagliatelle, lasagne, è lagne, di Romario, Romario, guarda Omar, quando è bello! Ispira tanto sentimento. Eh, ragazzi che studia, che si deve prendere la laurea, deve stare con questa mala femmina. E quindi. Eh, io ho carta bianca, ci si spazi il culo. Eh, Romario Rosemarina, allenato al grandi Jan Cruyff, fu distrutto dal Milan di capello e Berlusconi. Allora, Cruyff era un genius, eh, Del giuoco del pallone. Così come lo fu Marco Van Basten, giustamente i tre olandesini volanti li avevo io, eh. C'era anche Rijkaard e quell'altro, le con le trecine. Mentre Berlusconi, anche 30 anni fa, non sapeva nemmeno pronunciare in inglese corretto la parola Google. Eh, da lui pronunciata così: Gogol. No, Gogol, è capito. Hai capito, capi, capisce. È stato il premier loro lor, lor, lo votaste voi, voi sapete, abbiamo visto, eh. Qui ci vorrebbe Nanni Moretti, il Caimano. Il Caimano. Aprile. Dale, ma di qualcosa. Di qualcosa. Non farti mettere sta berlusconi Abbiamo perso. Abbiamo perso. lo Sta dicendo a suo figlio, Pier Silvia, a lui. Sta dicendo no all'altro. Sta dicendo che i bambini vengono portati dalla cicogna. Sì. Beh, mio figlio che è ancora piccolino, no? Vi è piaciuta la mia Barzelletta sul napoletano con l'hostess di linea, eh? No, la ragazza che sta lì. Non Daphne, quella di Saint of Woman, il bene, un alpacino. Attenti al genere di leader che state creando qui, eh, eh, è piaciuta, ecco, la Ferrari al primo posto. Però quelle due sillabe. Fi, eh. Allora, eh, dobbiamo chiamare l'idraulico. Ho l'idraulica una minetica, giusto tutto il rubinetto eh, beh sono stato un po' dipinto ritratto da Sorrentino eh, da Servillo a mo' di bagaglino eh in questo film qui però diciamo che con Aida Jespica eh, sono stato a mare lì ho incontrato anche Mara chi? una fadia che voleva andare al Diara qui a Bologna e mangiare oltre le lasagne anche i tortellini sei forte, sei forte. Lei è un ignorante, si informi? Celetano non è re degli ignoranti, lo sa questo? Eh. Allora, eh, dicevo, beh, eh, adesso come lo spiego mio figlio? Eh, prima aggiustavo la te o le televisioni, adesso devo aggiustare l'Italia. <ride> bravo, bravo! le calculo. Nella mia vita non calcolai mai le conseguenze dell'amore da quando ricominciai ad innamorarmi delle donne. Le donne, dopo molti giochi balistici, insolitari, in cui driblai perfino me stesso, sì sì C'è ancora quella trasmissione su calcio, il pallone gonfiato, sì, sì. i miei palloni, come balazzone, eh? ignorandone. Eh, sì, fu un ballista, eh, allora. Le eh. la mia coscienza, che salvò però sempre in corner e mi corruti? Dopo molte balle raccontate alla gente per non ammettere di assolutamente un'unanista e un amante non della pariette e dei suoi sgabelli, pensiti o le peggiori, divenne un buone classe e imbari, sempre più bello. Eh... Si è basato, non era classificabile. Sì, sì. Perenemente bioto, ubicai fuori da ogni categoria. A casa, a casa stavo, a causa della mia impertinenza immoderata, la mia ingovernabile attitudine ai colpi di testa. Non però da bomber super canoniere e da centravanti, alta di statura, miei filibustieri. Giocai anche una vita da mediano Sempre lì. Lì nel mezzo. Che quello? Speroni! No, vincere vinceremo dopo. Perdere perdere. Che quello, appunto, con la co proprio con cornette alla no, corno quello c'entra avanti di, di, di fa, sfondamento tu tutto il giorno. Eh, eh. In tutti i sensi sono sempre stato timido e poi spericoletto come Johnny Ute Ute, Chiano Reeves di John Wick, no, di Point Break Spesso ancora oggi qui ci vuole la voce Luca Vardo, no? Doppia lui, chiaro. L'avvocato del diavolo. In uh, Costantin, gli uomini boomer, ok, boomer. Come Garbozzi di un mercoledì del leone, già parlano di me, pensando che sia un coglione come pochi. O oh, che sono 40 anni che la gente lo percola e lui non mangia le cose perché quello lì è tutto. Ma siamo sicuri che non sei io a coglionare voi? coglionazioni e dicono, mi hanno affiancato al lavoro un centromediano di merda. E mi presento merda, centromediano di merda. Tanti anni fa con una tizia andai a vedere l'amico di famiglia, lei era convinta già prima che io um, che lo acclamasse? Sì, sì, Che questo film mi sarebbe piaciuto alla grande, anzi lei diceva di brutto, difficile, comunque essere più brutti di Geremia de Geremei, cari fratelli miei. Ah, lei le piaceva, ma non capì perché quando sullo schermo io vidi Laura Chiatte comunque lui sarà neri, ecco, il principe il pirata, lì era un po' chiatta, eh? Sì, sì, era un po' Chiatte E su quelle chiatte lì? No. Allora, su quelle chiatte lì Dice tutto un bagliasciuga, sta scherzando, quella sta con Mondalbano sono, eh Ma voi lo sapete l'italiano? Allora aprite il dizionario di Luca. Luca zigare... zigaretti. Miei zigaroni. E basta con le zigarate da amici miei, chiaro? Questa non è una super cazzo. Allora lei capì che Laura. Laura, era anche lei, ragazza che studia, che si deve prendere la Laura. Perché è lesbica. La Laura può venire con un altro o Con un'altra. Perché quella laurea lì. Esiste anche il nome proprio femminile Laurea. Sì, sì. Io ho conosciuto una di nome Laurea, che aveva la laurea. Sì, sì. Stava con una di nome Laura, scusi. Eh, allora, sto dicendo, sac di stronzate. Più di lei mi piace, mi diede un calcio, sapete bene dove Eh. I miei pallini. Allora, sovente sono un bagliaccio come Chopin. This must be the place. La pronuncia è corretta. Dovresti migliorare. This must be the place. This must be the place. Io fato Oxford. <laughs> ma vado a darvi il culo. Comunque non leggerò il pazzo mio integrale. Non ve l'esternerò. Si evince? Sì, sì. È palese. È palese, è stato scritto ma tanto tempo fa anche da Cesare Pavese, sì, sì, che tradusse Moby Dick. Sì. La, la sua traduzione è bellissima. Di Herman Melville. Vabbè, è, pa è, è pavese. Co cosa è pavese? È palese che io sia pazzo? E voi no? Mie pupazzi? Allora. Eh, dicevo, mh, il pezzo integrale eh, è sul mio sito, chiaro? Vi inserirò il link in description, è chiaro? Allora, è meglio non provocarmi. L'altra sera, per esempio, quattro scugnizzi di Imola, sì sì, non dei quartieri spagnoli, che lì sai che è spagnolo con quelle lì, allora, bensì della Piadina, no, Pianura, Emiliano, Romagnola, mi presero in giro, per il popò. Sì, sì, non mi prese, il eh, non so perché. Scambiandomi per uno che dalla vita vuole solo la Pumbarola, Pumbarola in Coppa. Comprata la Coppa, la E buona anche quella delle Selugas. Allora, e mi urlarono fallito, non sai manco dare un calcio a una palla. Ma ce l'hai o no? Oh, tira fuori marò Al che io risposi con educazione signorile. Signore si nasce, io modestamente lo lanaccio, scusi. E gentilmente domandai loro discretamente. E scendere in campo? ho purtroppo la scorsa sera rovinato la vita di queste ragazze erano cresciuti nel mito di Maradona Pelé e Messi diciamo che c'è stata una mia rovesciata da fuga per la vittoria chiaro? ho sconvolto ogni loro certezza la realtà è scadente tutti i napoletani sono pazzi tutti i napoletani sono dei geni, dei grandi fantasisti molti in realtà sono disoccupati di mio ammetto di essere un peccatore che la madonna, ma cubagni, ma la madonna può accompagnare tutto il compreso me eh, eh, Maradona è come san gennaro eh, dicevo commisi falli di mano platea ho detto che ero analista, scusi eh, falli di mano Il libero arbitro l'arbitro non se ne accorse e convalidò la rete non credo nella confessione e quindi per perdonare me stesso faccio il 2 a 1 allo stesso modo di diego contro la povera inghilterra che non vige mai co così come quasi tutti i napoletani poi ci sono i vesuviani sono sempre quelli di napoli eh, so forte, so forte. C'è anche quella lì, ancora gamba quella lì. Ia, ia, forte. Genderus pandeverace verace, di troppa vita così vorace, ragazze di vita, pasolini. Ma no, quelle erano di roba però, delle borgate. Da venire poi inghiottita da chi? Dalla balena. Eh sì, dalla balena, Pinocchio, le donne, il tonno. Da delusioni più abissali del loro immenso mare, del loro sterminato cuore e del loro credere nel Redentore. No, ingenuamente che nel 2021, ai tempi di Instagram e porcate varie affini, possa esistere ancora la parola amore. Preferisco il rumore del mare, mimmo calopresti. Eh? Qualche volta, a proposito di riscendere in gambo, ecco che Spunto e Buspenzer lo chiamavano Bulldozer. Eh sì, a proposito di bomber. Va bene, vi lascio qui. Avete capito? È un bel trailer. È un bel teaser. Sì, 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 sì. Lei è un tisico, veramente? È un tisico? Vabbè. Lei invece ha il fisico? Mi mostri tutto la baratanna? Che schifo!